Bene, possiamo cominciare. Vi ringrazio della vostra puntualità. Oggi siamo alla terza puntata e affondiamo a questo punto la ricostruzione proprio nel periodo immediatamente precedente l'Unità d'Italia e dall'Unità d'Italia che cosa è successo poi al nostro comune. Ecco, intanto grazie anche da parte mia e spero di essere un pochino esauriente, anche perché è vero sono meno anni da trattare, però qui si va un pochino più a fondo con il materiale che comunque inedito che ho trovato a suo tempo, che ho reperito a suo tempo nell'archivio di storia locale, nelle cartelle, quelle facenti parte del fondo più antico ante 1898, e utilizzando invece per i periodi successivi anche delle, diciamo dei lavori che sono presenti nell'archivio di storia locale. Nella sala di storia locale. Ora, l'altra volta avevamo interrotto il discorso al 1866, quindi 9 dicembre, il decreto reale per la formazione del comune di Brughello, il decreto di istituzione del comune. Non è stato facile arrivare alla formazione del comune, perché intanto vi erano parecchi ostacoli, gli stessi ostacoli che avevano impedito che il comune di Brughello si formasse prima di quella data. I documenti reperiti nell'archivio di Stato e nell'archivio storico di Brughello ci raccontano di petizioni, richieste di formazione di un unico comune che costituisse di un unico comune che comprendesse tutto il territorio che faceva capo alla parrocchia di San Bartolomeo, come avevamo già detto l'altra volta, in effetti poi è stato. Dal 1707 le prime petizioni dei parrocchiani di San Bartolomeo. Queste petizioni si succederanno periodicamente fino al 1859 e avranno sempre il risultato negativo, perché o i feudatari, i signori Durini, i conti Durini, loro acquistarono il feudo di Monza nel 1648, non erano nobili, poi ovviamente il titolo di nobiltà si compra, ecco, poi loro impedirono che la parte di Brughello, la frazione di Brughello sotto Monza, potesse diventare parte di un comune denominato Brughello. Quindi perché? Poi lo impedì anche quando invece Monza si riscattò dal feudo e ormai era diventata città, non accettò mai che si togliesse territorio, perché questo voleva dire anche una minor contribuzione. Quindi furono i motivi economici che spingevano il Consiglio Comunale di Monza ad esprimersi in maniera negativa, così come per i Durini. Ricordiamoci che quando si vendeva il feudo, si vendevano anche i dazi che si ricavavano dal feudo. Ecco, quindi era importante per loro mantenere quei territori con quella popolazione che pagava le tasse, quindi con gli esercenti, le osterie, soprattutto che pagavano i dazi del pane, della carne, del vino, e questo era molto importante, il dazio dell'imbottato di cui parlavo l'altra volta per ogni prodotto in granaglie o in vino venduto, e anche per le carni macellate, quindi era tutto tassato e tutto andava a favore del feudo di Monza o del comune di Monza, quando la parte centrale, il cuore di Brughello, apparteneva a Monza. Il feudo, veramente i feudatari di Vimercate non ebbero molto peso in questa cosa, non vennero quasi mai, non posero nessun intoppo, e Monza accettò a malincuore e si rassegnò alla costituzione del comune di Brughello soltanto quando ebbe un compenso territoriale con i territori di Vila e Santa, che poi si
soltanto successivamente ebbero l'autonomia da Monza e formarono il comune di Villa Santa. Quindi, ma perché i parrocchiani di Brugherio, i possidenti, nobili e benestanti, milanesi e locali, chiedevano nel 1859 con la supplica all'amministrazione centrale di Lombardia che venisse formato un solo comune? Era importante perché c'era una sperequazione enorme tra i diversi comuni, tra il comune di Baraggia ed Uniti, il comune di Moncucco ed Uniti e il comune di San Damiano per quanto riguardava il pagamento delle tasse, per quanto riguardava le ordinanze e l'amministrazione dei comuni. Capitava che famiglie che vivessero a poca distanza da loro, abbiamo detto che la via Tre Re faceva da confine con Monza, o addirittura che fuochi appartenenti alle stesse famiglie si trovassero a pagare tasse in maniera diversa o a dipendere da amministrazioni civili e penali diverse, quindi Vimercate piuttosto che Monza piuttosto che Milano. Quindi è addirittura, per quanto riguarda Increa, addirittura che si parla della pieve di Gorgonzola. Quindi erano territori amministrati diversamente, con diversi sistemi di ordine pubblico, di amministrazione, di giurisdizione, di tasse soprattutto, che era quello che interessava ovviamente maggiormente. Non si accettava che si pagassero tasse diverse, non si accettava che, per esempio, si dovesse all'occorrenza bisognasse aspettare il medico nelle urgenze che arrivasse da Monza, perché qui non c'era nulla a riguardo, eppure i comuni contribuivano, ma bisognava sempre che aspettassero da Monza tutto quanto. Quindi allora il comune venne istituito nel 1866 il 9 dicembre, ma cominciò a funzionare il 1 gennaio del 1867. I cessati comuni di San Damiano, Cassina Baraggia e San Damiano restarono in attività per lo svolgimento delle pratiche che bisognava ultimare. Quindi noi abbiamo quindi le prime riunioni del Consiglio Comunale, le prime sedute il 10 gennaio 1867. Ecco, per comodità ho preparato appunto uno scritto che aiuta sia voi che me. Ecco, primi passi del Comune di Brugherio. L'ultimo sindaco di Cassina Baraggia, abbiamo detto che l'iniziativa partì da Cassina Baraggia, quella della supplica. La risposta alla supplica fu negativa, poi ci fu un ricorso, questo ricorso venne inoltrato al Ministero degli Interni, che allora era a Firenze. Però il ministro dell'interno alla fine comunicò che era una materia che andava legiferata in Parlamento e quindi nel momento in cui si sarebbe discussa una riforma amministrativa o nuove leggi comunali, allora si sarebbe potuto dare corso al Comune di Brugherio, come in effetti fu. Quindi bisogna aspettare il Regno d'Italia per avere la formazione del Comune di Brugherio. Nell'amministrazione austriaca, né quella napoleonica, né tantomeno quella spagnola, avevano potuto realizzare quello che era il desiderio e la volontà dei parrocchiani possidenti. Certo, i contadini non è che fossero coinvolti molto, ecco, forse un po' quegli esercenti che pagavano le tasse, quindi pensavano che queste tasse potessero stare sul territorio ed essere gestite magari un po' più equamente, un po' più a loro favore. La prima quindi riunione del Consiglio Comunale, il 10 gennaio, abbiamo Giovannino Seda, che è l'ultimo sindaco di Cassina Baraggia, sarà il primo sindaco di Brugherio, ma in questa seduta non è ancora sindaco. Ci sono molti possidenti, che sono esattamente quelli che c'erano anche prima. C'è il Sormani, e poi vediamo meglio nel... Ci sono i rappresentanti quindi dei possidenti della zona. Nella seduta, è interessante la seduta straordinaria, quella del 10 febbraio, perché lì veramente si cominciarono a affrontare i problemi.
qui diciamo, la seduta era presieduta da Alessandro Sormani, che era già stato sindaco di Moncucco e che qui è un assessore anziano, quindi presiede la seduta. Bisogna deliberare su parecchi argomenti: la sovraimposta per chiudere sulla ricchezza mobile, per chiudere il bilancio dell'anno 1866, bisogna sistemare il censo per poter fare un preventivo dell'anno in corso, il 1867, bisogna assumere una levatrice che sia in comune, che sia diciamo, disponibile sul territorio, così come bisognerà aprire l'ufficio delle poste, una farmacia, dare corso e quindi anche nominare la Congregazione di Carità. La Congregazione di Carità, che ovviamente non esisteva, perché Brugheria non esisteva prima, era diciamo, l'ente che si occupava di gestire il cosiddetto patrimonio dei poveri, così viene chiamato, cioè i legati Pestagalli, Veladini, del parroco Rotti, piuttosto che del Blasio Pallavicini o altri legati che prima venivano gestiti dal parroco o in collaborazione con la deputazione di Moncucco, cioè con la giunta di Moncucco, del comune di Moncucco. Ora però tutti questi argomenti, anche l'allargamento della piazza, verranno, diciamo, discussi, in parte e affrontati. Non si affrontò la formazione, l'istituzione della Congregazione di Carità perché la Giunta non aveva ancora potuto prendere atto di questo patrimonio. E quindi in realtà la Congregazione di Carità si formerà soltanto nel 1880. L'altra volta parlavo con una dipendente del comune che ha fatto una tesi a questo riguardo, ed è una tesi molto interessante, conservata nella sezione di storia locale, che io ho visionato anche. Ma questa è basata su, appunto, sulle delibere, le prime delibere dei consigli comunali e della giunta, che si trovano nell'archivio storico comunale, la sezione storica, quindi. Cosa succede? Poi abbiamo naturalmente il grosso problema che, fatto il comune, non abbiamo ancora risolto, restano parecchi problemi da risolvere. Il problema principe sono i confini. I confini e le compensazioni da fare al comune di Monza, perché il comune di Monza perde territori, perde introiti, cioè contribuzioni in tasse. E la cosa durò parecchio tempo, fino alla fine del secolo addirittura, perché Monza non voleva accettare lo stato di fatto e si affrontò la questione in quella riunione in particolare. Diciamo che venne dato mandato al sindaco per affrontare, quindi per mettersi d'accordo con i sindaci degli altri comuni. Qui la faceva da padrone Monza, però c'erano il comune di Sesto, per quanto riguardava Occhiate, il comune di Cernusco, Asinario veniva chiamato, Cernusco è il vecchio nome, Cernusco sul Naviglio, e quindi bisogna quindi mettersi d'accordo con loro per decidere i confini. A un certo punto però in una seduta di giunta non si accettò, non si accettò la mappa preparata dal Collegio dei Periti, ma si preferì, almeno si diceva che era preferibile rendere esecutoria quella preparata dall'ingegnere Agostino Bruni. L'ingegnere Agostino Bruni faceva parte del Consiglio Comunale e nei primi anni fu, almeno per un anno, anche segretario comunale. Dunque, vediamo come, allora, nel Consiglio Comunale del 20 maggio noi abbiamo qui Gianino Seda come sindaco e abbiamo Cesare Berettini come segretario comunale, e lì restò come tale fino agli anni 90 dell'Ottocento, quindi a lungo tempo, era molto padrone della situazione, Berettini molto competente. Nella giunta dell'11 agosto noi
Abbiamo detto che la situazione dei contadini, la malnutrizione, le condizioni igieniche scarse, molte erano quindi le epidemie che succedevano. In quell'anno ci fu un'epidemia, cioè una, ci furono già alcuni casi accertati di morte per colera. E si dette mandato, quindi si assunsero Davide Sangalli e Giuseppe Lesmo, che era l'ex consigliere comunale, un ex consigliere comunale, nonché maestro elementare, nonché agente comunale degli antichi comuni, e, in modo da aprire, Davide Sangalli avrebbe dovuto fare dei suffumigi per diciamo, purificare l'aria. Allora si pensavano, in mancanza di antibiotici che, e di medicine, che i suffumigi potessero bastare. Il colera scoppiò ad agosto, fino alla fine del mese bisognava fare questi suffumigi. E si diede, quindi si aprì un ospedale nella casa Mangiagalli. Questo ci fa capire che l'epidemia durò anche a lungo, non abbiamo altri documenti, però sappiamo, ecco, che allora venne aperto questo ospedale, ma prima i malati di epidemie, quindi i malati moribondi, venivano ospitati nell'antica chiesa di San Cristoforo, ormai decadente. Poi verrà abbattuta quella chiesa verso la fine del secolo, resterà la si farà una cappelletta per ricordare la chiesa, oggi non esiste neanche più la cappelletta. Comunque, oppure in una zona, sempre della zona di San Cristoforo, che era detta del Lazzaretto. Evidentemente nelle pesti di manzoniana memoria, in quella nel 1576, lì venivano ricoverati gli appestati. Ora, dopo però i due conserveranno l'incarico, Giuseppe Lesmo e Davide Sangalli, mentre gli altri, probabilmente i portantini, piuttosto che, diciamo, quelli che badavano all'infermeria o alla pulizia, venivano licenziati, non conservavano l'incarico. Ecco, per quanto riguarda poi ancora i primi anni, vi è un manifesto sempre nelle cartelle dell'archivio storico, dove si annuncia, quindi si dice che si sta costruendo il canale Villoresi e si dà la possibilità ai possidenti di fare domanda per il prelievo di acqua, e in realtà saranno solo due le domande in quel periodo. Poi verso la fine degli anni Ottanta, anche a Sant'Abino e a Sant'Albino e a San Damiano scorrerà appunto il Villoresi, ma allora era ancora in corso di scavo, e ci saranno soltanto il Tizzoni, che era proprietario di Increa, e il Dubini, che era proprietario di Sant'Ambrogio, che faranno domanda per avere acqua alle loro tenute. Poi ancora abbiamo la riunione, è interessante la riunione del 20 ottobre del 1868 di giunta. Qui viene venduto un quantitativo di carta, si tratta di libri, inventari dell'archivio storico comunale, perché ingombrano e perché sono documenti incompleti. Quindi abbiamo questa piccola asta a cui partecipano due esercenti di Brugherio, Santini, il Ferdinando Santini Pizzicagnolo e l'Andrea Caiani, che pure eserciva una bottega, che partecipano all'asta, e vediamo il Santini la vince, la spunta con 49 centesimi a chilo di carta. Questo, vabbè, bisognava reperire comunque dei soldi per l'attività del consiglio dell'amministrazione. Quindi ancora nel 1869 non è ancora risolto il problema dei confini. Abbiamo detto che non si approva la mappa che è stata presentata. In realtà nel 1871 ancora, quando già il comune è operativo da 4 anni, da 66, sono 5 anni, le mappe del catasto ottocentesco ci riportano questa situazione. Allora, qui abbiamo ancora i comuni, le mappe dei comuni divisi. Io non ho preso le mappe, i mappali veri e propri, ma ho preso delle carte tematiche derivate dai mappali.
qui abbiamo il comune di Brugherio ed Uniti, così viene chiamato, Brugherio ed Uniti. Noi avevamo fatto questo lavoro nel corso di una mostra che ricostruiva il territorio di Brugherio, e qui si vede come nel comune di Brugherio ed Uniti la maggior parte del lavoro, dei terreni erano praticati ad aratorio, aratorio vitato, cioè con i filari di viti. Abbiamo già detto l'altra volta che si produceva dell'uva molto buona sia nelle tenute di Moncucco, sia nella tenuta del Guzzina, sia alla Pareana, ma quella della Guzzina, del vino della Guzzina pare che fosse il migliore, ma anche i Sormani vendevano vino prodotto nella loro tenuta. L'ultima volta abbiamo parlato faccio una parentesi, abbiamo parlato della confisca dei beni ecclesiastici d'epoca napoleonica, vi ricordate? Bene, Gian Mario Andreani era riuscito a comprarsi la Cassinazza a Monza, quella poi comprata da Berlusconi, che non riesce ancora a rendere proficua. Aveva comprato la Moia, Casecca, San Bernardo, San Cristoforo, aveva comprato la Fornace, aveva già il Bettolino Freddo, insomma era il più grande possidente della zona. Era riuscito a comprarlo perché li vendevano all'asta, lui si era iscritto a un'agenzia di beni nazionali francesi, così venne chiamata, non erano italiani, francesi, allora c'era la Repubblica Cisalpina, ed lui era riuscito a comprare tanti di questi beni. Tra l'altro lui era priore della confraternita, era sindaco del comune di Moncucco, quindi non si muoveva foglia che il conte Sormani non volesse. Quello allora era Gian Mario Andreani implicato. Vediamo come in questa mappa c'è ancora l'aratorio, quindi adacquato, perché c'è la Roggia Gallarana che scorreva lì e che rendeva fertili quelle zone. Troviamo quindi il boscone di Sant'Ambrogio e vediamo quindi ancora nel 1871, ma ancora nel 1935, che non è un vero e proprio catasto, ma è semplicemente una revisione delle mappe, del comune di Brugherio sono ancora distinte e separate. Soltanto nel 1958 io ho visto la prima mappa con il territorio di Brugherio unificato finalmente. Ecco, questo è il comune di Brugherio ed Uniti, questo è il comune di Moncucco ed Uniti, molto più irrigato, qui vedete il Lambro, la roggia Molina o Molinera o Mornera che passa a Lungocciate, qui vediamo quindi, qui c'erano la roggia Lupa, la roggia Fuga, poi c'erano una canalizzazione intensa e quindi troviamo tutti i territori arativi vitati e anche ai lati, ai bordi di questi campi, di tutti gli appezzamenti c'erano i gelsi. I gelsi erano molto importanti perché costituiva la base dell'alimentazione dei bachi da seta, dei bachi che servivano per la produzione della seta. La gelsi bachicoltura era molto praticata nel nostro territorio, prima nelle filande, prima nei portici, e le prime filande sono nate come portici, quindi zone porticate, c'era una filanda a Moncucco nelle aree porticate che oggi non esistono più nel palazzo di Moncucco, c'era una filanda a Baragia, la filanda storica, e c'era anche un incannatoio che era la terza fase della produzione della seta nel palazzo Ghirlanda, attuale sede della biblioteca. Quindi in pratica si svolgevano in queste filande sia la prima fase, la trattura, quindi i bozzoli venivano messi in acqua calda, il vapore faceva morire il baco, poi c'erano le ragazze, le donne o le bambine che quindi l'acqua calda smuoveva e scioglieva anche un po' la colla che il baco utilizzava, e quindi da quel bozzolo si poteva ricavare il filo e si avvolgeva su aspi. Poi c'era la seconda fase, la filatura con i torcitoi, e poi c'era la terza fase, l'incannatoio. Tutte erano affidate il lavoro alle donne e alle bambine. Però in tutte le cascine
importanti. Io penso a Cascina Sant'Ambrogio, perché quando negli anni 60 c'erano ancora persone che avevano, donne, che dicevano di aver lavorato dai 5 anni in poi, di alzarsi la mattina presto e di aver lavorato nelle filande che c'erano a Brugherio. Quindi un lavoro molto duro. Ma già nelle cascine, nell'unica stanza, perché non c'erano le suddivisioni delle case come le abbiamo noi oggi, nell'unica stanza si faceva spazio per i castelli, per allevare i bachi da seta. Le donne e i bambini venivano incaricati di dar da mangiare ai bachi continuamente. Questi mangiavano incessantemente e naturalmente sporcavano anche tanto, e questo lavoro veniva fatto di pulitura e di governo dei bachi, veniva fatto dalle donne e dai bambini. Il ciclo del bacco durava dai 40 a 60 giorni, dopodiché il contadino si dedicava altro, alla mietitura per esempio. Questa era una fonte molto importante per i contadini, che allora avevano i contratti in natura, per avere la possibilità di denaro. I bachi venivano, quindi veniva fatto a metà, sia nella fornitura dei bachi con il padrone, sia poi nella vendita dei bozzoli. E questo era molto importante, perché dava un introito in denaro ai contadini, che così potevano dotare le figlie piuttosto che affrontare altre spese. Ecco. Adesso, e questo era molto praticato nel nostro territorio, quindi anche nel portico di Moncucco si praticava, quindi il primo lavoro, quello della trattura. Qui vediamo il comune di San Damiano, dove era era più diffuso l'arativo vitato. Non c'erano molti canali e molte rogge, questo prima del canale Villoresi. Qui siamo al 1871. Ecco, per quanto riguarda ritorniamo a questo documento, ma mi pare che l'abbiamo già affrontato. Quindi nel 1868, qui dice nel bilancio preventivo, si dice che intanto tutte le tasse vengono ripartite, l'eccedenza passiva viene ripartita sulla ricchezza mobile. E questo è molto importante. Qui dice: essendo il paese formato di quasi tutte cascine e senza commercio. Ecco, questo è, siamo nel 1868. Quindi il problema dei confini si stava definendo, le compensazioni pure, perché poi il comune di Brugherio fece molti debiti per pagare al comune di Monza il dovuto. Ma c'era un altro problema che si profilava, quello di trovare una sede più idonea al palazzo comunale, cioè agli uffici comunali. Gli uffici comunali erano già in affitto insieme alle scuole nell'odierna biblioteca, però si trattava qui di sistemare, di trovare una soluzione nuova. Costruire ex novo voleva dire spendere di più. C'erano i Veladini che offrivano il loro fabbricato, però sembrava che fosse il più adatto a contenere gli uffici comunali e le scuole fosse Palazzo Ghirlanda, cioè l'attuale biblioteca. E in effetti diede mandato al Sormani, che era il personaggio più influente, che era ancora nel Consiglio Comunale, nel 72, sia nel 71-72, quindi cominciarono queste trattative per l'acquisto di Casa Ghirlanda. Il proprietario, il nobile Carlo Ghirlando Silva, un eroe del Risorgimento, aveva partecipato alle 5 giornate del 48 e ad altre, però non era riuscito a mantenere il suo patrimonio. Adesso per i debiti doveva liquidarlo, e quindi sembrò opportuno alla giunta del comune di Brugherio di prendere trattative. Nel corso della giunta, di una seduta di giunta, il consigliere e il segretario comunale, affrontò il problema e relazionò sulle trattative in atto. Però il problema era acquistare il tutto o acquistarne una parte, cioè la parte nobile. Acquistare tutto voleva dire
acquistare tutto voleva dire acquistare anche la parte rurale, dove c'erano un granaio, dove c'era un torchio e dove c'era il famoso incarnatoio di cui parlavo prima. La giunta uscì dall'aula, si trovava lì, uscì dall'aula, da quel locale, e andò a visionare tutti i locali. Poi quando rientrarono, Berettini, che aveva lezionato sulle trattative, cominciarono a, diciamo, a capire che forse conveniva comprare soltanto la parte nobile, come in effetti fu. E però allora il problema era reperire i soldi. Come fare? Si decise di assumere un mutuo di 18.000 lire alla Congregazione Centrale di Beneficenza, con un mutuo al 4% restituibile in 10 anni. Ora, le trattative erano in corso, il Sormani fu incaricato di portarle a termine, si cercava di avere una dilazione la più lunga possibile, e alla fine però l'atto venne stipulato in presenza del Sormani, che era a Milano e che poi fece registrare l'atto, giustamente, come si suole, come solito, e venne acquistato quindi il palazzo di Moncucco, che servì per l'ufficio comunale, e poi dal 1874, quando furono ristrutturati i locali, sistemati i locali, ospitò definitivamente le scuole. Le scuole, quando dico scuole, dico classi. Allora c'erano 3 classi maschili di prima e seconda elementare, una classe femminile,4 maestri per le 2 classi maschili, 2 maestri con il soldo di 500 lire, poi c'era una maestra al soldo di 300 lire e poi c'era una maestra supplente, quindi 3 classi elementari di prima e seconda, quindi supplente al soldo di 150 lire. Perché dico questo? Perché le scuole dipendevano assolutamente dai comuni. Era il comune che indiceva dei concorsi per l'assunzione dei maestri, controllava l'operato e decideva il soldo. Molte volte il comune di Brugherio pensava anche di dare dei soldi in più, delle gratifiche, però c'era sempre il sottoprefetto di Monza, che era l'autorità superiore, poi c'era il prefetto di Milano, che ponevano ostacoli dicendo che il comune di Brugherio era considerato un comune rurale di terza classe, per cui gli stipendi dovevano stare entro una certa cifra, ecco, non ulteriormente. E poi venne istituita la terza e la quarta con la legge Coppino, poi a fine secolo venne allungato l'obbligo scolastico ai 12 anni e allora venne istituito anche il corso popolare di quinta e sesta. Però il discorso della scuola io non lo affronto oggi, perché ci saranno altre occasioni per affrontarlo. Ecco, ritorniamo invece al discorso. Quindi acquisita la Palazzo Ghirlanda, poi si trattò, l'edificio, la parte nobile costò 25.000 lire, quindi i soldi che occorrevano, parecchi consiglieri si erano offerti di anticiparli, e così fu. Poi ci fu anche il problema di sistemare la casa comunale, perché non era molto adatta sia alle scuole che al comune. E soprattutto c'era una cosa molto importante per quei tempi, perché la popolazione viveva in condizioni difficili, l'igiene non era garantita, bisognava stabilire e decidere il regolamento di pubblica igiene e sanità. Questo fu l'argomento all'ordine del giorno di parecchi consigli comunali, di parecchie giunte. E si arrivò anche alla definizione del regolamento di pubblica igiene, però sicuramente le condizioni dei contadini non erano ancora quelle che dovevano essere, tant'è che nel 1881 nel conto morale della giunta troviamo delle indicazioni, perché ci furono ancora epidemie in corso, colera, vaiolo, e troviamo per esempio, ecco, nel 1884 un documento sul
vi faccio vedere il documento e poi leggiamo insieme un poco della trascrizione che ne ho fatto io. Ecco, questo è il documento che si legge appena. È il prefetto di Milano che scrive al sottoprefetto di Monza dicendo che c'è stata una commissione sulla situazione igienico-sanitaria a Brugherio, che le condizioni delle case non sono ancora diciamo idonee e che vediamo se lo trovo, esso, ecco qui. Allora qui dice, in pratica, questo è il prefetto di Milano al sottoprefetto di Monza, ma la cosa è indirizzata al sindaco, perché il sottoprefetto si deve attivare presso il sindaco. Allora qui dice, questo è il documento completo, sempre preso dall'archivio comunale. Adesso, per rendere più semplice, io ho fatto una trascrizione e leggiamo le parti più importanti. Provvedimenti contro la pellagra. La pellagra era ancora, era una malattia, l'altra volta se ne parlava, dovuta alla carenza di vitamine, perché l'alimentazione era basata soltanto sul frumento, sul mais, che era la base dell'alimentazione quotidiana e giornaliera, ma non solo, era la base dell'alimentazione. La pellagra portava la follia, e già nel 1700, già negli atti nei documenti del 1700 noi troviamo che vi furono molti ricoveri per pellagra, per follia, pazzia, perché la pellagra portava la pazzia, in un luogo pio di Milano, il luogo pio della Senavra. La Senavra era il ricovero dei pellagrosi, ma non solo, anche dei disabili, dei malati di mente. Poi era l'antica residenza del governatore di Milano Ferrante Gonzaga. Si trovava in fondo in corso 22 marzo, oggi non esiste più. La pellagra fu attiva come ricovero dei pellagrosi dal 1781 al 1878. Poi però nel primo Novecento diventò il primo manicomio di Milano e poi si trasferì a Mombello. Abbiamo presente di che cosa si tratta. Ecco, cosa dice il prefetto qui? Dice, a Brugherio non ci sono ancora le condizioni igienico-sanitarie adatte a ad evitare delle malattie contagiose, delle epidemie. Qui dice, le camere difettano di capacità di aria e di luce, insufficienti o basse le stalle, qualche corte è sprovvista di latrina, manca un pubblico granaio per cui i contadini si vedono costretti a conservare il grano nelle camere da letto, con pregiudizio così della salute loro. Anche nel comune di Brugherio sentesi il bisogno di arrivare alla costruzione di qualche forno pubblico, allo scopo di assicurare la buona confezione del pane che oggi i contadini mangiano mal cotto, senza sale e spesso avariato. Riguardo alle case coloniche, lasciano poi molto a desiderare, qui fa l'elenco di tutti i proprietari di case, che devono però attivarsi per migliorare la situazione, e non è un invito, perché poi cosa dice il prefetto? Nella corte Veladini, per esempio, qui dice, il pozzo è in prossimità del pollaio, insufficiente la condizione dei pozzi, in quasi tutte le case coloniche sono latrine scoperte sotto le finestre delle camere abitate, e ciò è causa di costante infezione. Poi il prefetto dice al sottoprefetto, il sindaco dovrà attivarsi affinché i proprietari portino delle migliorie alle abitazioni, e il sindaco potrà anche valersi delle disposizioni di legge, dell'articolo 104 della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica e sul regolamento. E poi dice ancora, amo di ritenere che l'autorità municipale, cui deve stare a cuore il benessere degli amministrati, curerà energicamente che sia dato corso sollecito alle opere e attiverà una vigilanza continua per vederle realizzate in un periodo di tempo non lontano. Quindi è abbastanza perentorio questa missiva del prefetto, e il sottoprefetto dovrà fare la sua parte, così come anche il sindaco. Ecco, per quanto riguarda, io anche questo documento è conservato nell'archivio storico.
del Comune di Brugherio. Per quanto riguarda, per esempio, gli atti successivi, quelli che ho trovato io, riguardano adesso le elezioni del 1895. Ecco, per quanto riguarda, perché poi ci furono annualmente i censimenti, nel 1871 il comune di Brugherio aveva quasi 4.000 abitanti, quindi secondo la legge Coppino doveva attivarsi per la terza e quarta elementare, mentre il nostro comune fu sempre amministrato quindi da possidenti e da esercenti, da possidenti terrieri che molto spesso erano anche possidenti di Milano, esercenti e possidenti di Brugherio. Nel 1895, abbiamo detto, ci furono 215 votanti per le amministrative e per le politiche invece 155 e 210, a seconda che si votasse per la Camera dei Deputati, per il Senato. Allora, per poter votare occorreva essere maschi, presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali, saper leggere e scrivere, avere 21 anni, avere la cittadinanza italiana e godere dei diritti civili, e poi tutti quelli che avevano pagavano tasse sulle tasse di famiglia, sul focatico, sugli alloggi, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi, sulle rivendite, che aveva un contratto di mezzadria o colonia, poteva votare. Noi, per esempio, abbiamo molte di queste liste nell'archivio storico, ci sono molte di queste liste elettorali a cui bisognava iscriversi per poter votare, bisognava far domanda entro i 15 giorni prima delle elezioni. E questi documenti ci servono anche perché essi innanzitutto ci spiegano come mai è stata iscritta quella persona a votare, ma anche il mestiere, la professione. Quindi sono interessanti. Teniamo presente, l'altra volta si discuteva dell'anagrafe, è vero, prima del 1866 ci sono gli archivi, c'è lo Stato, ci sono i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti della parrocchia. Poi invece con 1866 abbiamo l'anagrafe e quindi i primi registri comunali. A dire il vero, in sala di storia locale c'è qualche registro della popolazione, uno del 1818 al 1880 mi pare, ma è molto parziale, non è completo, non riguarda tutta la popolazione di Brugherio. Segno che, insomma, poi ce n'è quasi un doppione, a volte succede, ma evidentemente non sono quelli definitivi che saranno conservati sicuramente in comune. Nel 1895 abbiamo quindi una veloci elezioni amministrative, poi però per la nomina del sindaco è ancora molto impegnativa la cosa, perché è vero che c'è stata la legge che ne parlava Marco Lunari, nel 1889 ci sarà una legge che dice che i sindaci devono essere eletti, però a Brugherio no, Brugherio non aveva né aveva 4.000 abitanti, né aveva più di 4.000, né era capo di provincia né era capo di circondario, e quindi a Brugherio l'elezione del sindaco si continua a fare con un ballottaggio interno al consiglio comunale. Va bene? Erano i consiglieri comunali che sceglievano il sindaco facendo un ballottaggio interno. Qui la cosa fu abbastanza laboriosa perché venne eletto sindaco Lorenzo Sormani, ma lui aveva già detto che o per l'età o per i motivi personali o per la lontananza non intendeva fare il sindaco, ma fu votato lo stesso. Al che intervenne poi anche il sottoprefetto con una circolare nomina del sindaco perché non ci si decideva. Alla fine si arrivò quasi un anno dopo, nel 5 ottobre 1896, ad eleggere il sindaco geometra Carlo Viganò. Ecco, per il 1896-1899.
Dunque, dicevamo che nel frattempo però a Monza si sviluppava molto. Ricordiamo che ci furono degli eventi importanti, ebbe uno sviluppo notevole Monza, ma Monza e il suo circondario. Monza aveva già, se notiamo qui, molte condizioni favorevoli al suo sviluppo. Per esempio, Monza aveva l'industria tessile, seta e cotone, aveva i mobilifici del circondario di Monza, penso a Meda, Lissone, Seregno. Poi vi era arrivata la ferrovia, 1840, che toccò anche Sesto, quindi anche Sesto si avvantaggiò di questo. Era comunque una rete ferroviaria molto limitata. Monza però era a Monza si ebbero, proprio per le condizioni favorevoli, la prima associazione degli operai dei cappellai, i cappellai in feltro, furono una produzione diciamo di eccellenza di Monza. Poi abbiamo la prima cassa di risparmio, le prime scuole professionali, la tranvia a vapore, Milano, Cascina, Gobba, Bimercate, che poi toccò anche Brugherio, Poi la nuova stazione ferroviaria, la prima linea telefonica, l'illuminazione pubblica, poi ancora l'elettrificazione della linea Milano-Sesto-Monza, poi ancora l'associazione industriale di Monza e Brianza e la centrale elettrica di Trezzo. Ma abbiamo detto che il grande problema, lo diceva anche nella prima conferenza Munari, era il reperimento dell'energia, perché l'industrializzazione, insomma, a fine 800 cominciarono a nascere le grandi fabbriche nel milanese, nella zona del cosiddetto triangolo industriale, cominciò anche per esempio la Fiat. Da noi a Monza queste condizioni, Monza aveva sicuramente condizioni più favorevoli, a Brugherio arrivò più tardi questo processo di industrializzazione, ma poi fu intenso. Ci furono eventi che ebbero ripercussioni anche a Brugherio e diciamo che per esempio la situazione, si modernizzarono le filande verso la fine del secolo, da tre le filande diventarono sette, ci furono le filande, quindi non solo le filande ma anche i locali e le macchine per la filatura, quindi i torcitoi, gli incannatoi più adatti, quelle con le caldaie a vapore. Le filande occupavano tantissime operaie e per esempio nel torcitoio che c'era a Brugherio venivano occupati 27 operai, di cui 22 femmine. Lavoravano per 16 ore al giorno, sempre con le mani a mollo nell'acqua calda per poter trarre il filo dal bozzolo. Poi vi erano a Brugherio conteggiate e denunciate 135 bambine, femmine al di sotto dei 15 anni, che lavoravano per 14 ore al giorno. In dialetto venivano chiamate le scupinere, e io ho fatto in tempo a conoscere qualche scupinera. Naturalmente, ecco, le filande erano localizzate, oltre a quelle storiche, erano localizzate massimamente nella via Vittorio Emanuele, che oggi si chiama via Dante. Quella era la via delle filande. Lì c'erano la filanda Santini, c'era la filanda Beretti, c'era la filanda Ronchi, quella con Falonieri e quella degli Spada. E poi altre filande, abbiamo detto Moncucco e Sant'Ambrogio, quelle erano le filande storiche. Naturalmente, e poi c'erano però, cominciava a esserci, diciamo, ad avviarsi un lento processo di industrializzazione. Per esempio, già alla fine del secolo vi erano tantissimi laboratori artigianali in legno, che lavoravano in legno, falegnamerie, vi erano soprattutto laboratori artigianali, falegnamerie, diciamo, molto specializzate nella produzione di serramenti. Vi erano i Beretta, vi erano i Fumagalli, vi erano i Bonalumi, vi erano ancora i Pirola, i Brambilla, i Teruzzi, e questi addirittura avevano anche lavorato a Milano, perché fabbricavano dei serramenti di precisione molto moderni e avevano lavorato anche in gli edifici pubblici di Milano, quindi erano molto conosciuti in zona.
e quindi furono poi la base su cui si quindi l'industrializzazione di Brugheri non venne dal nulla. C'erano, diciamo, come vedevamo l'altra volta, già, cioè, i contadini dopo il loro lavoro praticavano anche delle attività artigianali. Quelli del, diciamo, al nord di Brugheri più che altro per i mobili si specializzarono. Oggi è, diciamo, la capitale del design, Monza e la Brianza, invece a Brugherio per i serramenti in particolare. Naturalmente la situazione dei contadini, i contadini risentirono molto a fine secolo della crisi agricola, i prezzi si abbassarono perché arrivava il grano degli Stati Uniti, la seta sminuiva di prezzo perché c'era la concorrenza della seta giapponese, quindi si dovette affrontare un po' questa situazione. Ora i contadini avevano anche la possibilità di andare, era stata aperta la strada con Monza, di collegamento Brugherio-Monza, però c'erano i proprietari che erano piuttosto restii, tenevano ancora legati i contadini con i loro contratti, che erano contratti un po' capestro. Pensate che c'erano ancora le giornate padronali, sarebbero le corvée. I contadini erano tenuti a fare delle giornate di lavoro, prestazioni gratuite, a discrezione del padrone, e questi naturalmente non erano tanto disposti a diffondere l'istruzione, visto che loro poi gestivano il consiglio comunale, la giunta, insomma, né tantomeno a fare in modo che i giovani andassero, si allontanassero dall'agricoltura e si avvicinassero alle fabbriche che cominciavano a nascere, gli uffici che cominciavano a nascere nella nostra zona e soprattutto nella zona di Monza. Ora cominciarono a diffondersi. Allora, noi non sappiamo che nel 1881 abbiamo una relazione morale, un conto morale, cioè di una relazione che la giunta fa ogni anno, voi lo sapete bene, lo sapete meglio di me, in cui si dice che il comune di Brugherio ha dei vantaggi, a cui deve adesso, vediamo se lo trovo, conto morale 1881. Allora, il conto morale è un po', ci dà un po' la situazione a Brugherio. Qui dice che ho toccato qualcosa e si è sganciato. Ecco, perfetto, infatti si era un po' sganciato. Allora, qui dice, in pratica, a parte gli elettori politici e amministrativi, dice la lista di leva, gli iscritti, quello che ci interessa è sapere che c'erano 86 contribuenti per esercizi e rivendite e poi peraltro, quindi una realtà artigianale e di commercianti abbastanza attiva. Ecco, all'anagrafe erano registrati 239 nati, 116 morti, 53 matrimoni. Poi ci dice il sindaco relaziona anche sui vantaggi che portava, quindi l'apertura del tramvai Brugherio-Monza nel 1881 appunto, così come vantaggi aveva portato anche l'apertura del tratto Gobba-Vimercate, che aveva pure causato dei sacrifici nel comune di Brugherio, sacrifici economici, però lui diceva, lui leggendo tra le righe voi capirete che insomma il comune di Brugherio si è avvantaggiato molto più degli altri comuni limitrofi che hanno fatto più sacrifici economici. E poi chiude dicendo: ora sta in noi il dare uno sviluppo maggiore all'agricoltura, alle industrie e al commercio, perché il nostro comune possa raggiungere quel grado di perfezione nelle sue istituzioni che è in diritto di avere. Anche questo è un documento dell'Archivio Storico Comunale, antecedente al 1898, cartella 2. Quindi una situazione favorevole cominciava a profilarsi. Attenzione, noi poi nel 1898 ci sono stati i fatti di Bava Beccaris a Milano, noi non sappiamo cosa
sappiamo che ci sono stati dei feriti e dei morti, e anche a Monza. Noi poi nel 1900 c'è stato l'assassinio del re Umberto I a Monza, e in quel caso sì, il parroco suonò le campane, ci fu la morto, ci furono diciamo il sindaco stesso e i Solmani che parteciparono ai funerali a Monza, però non abbiamo ripercussioni importanti a livello locale. Noi sappiamo però che in quel periodo, intorno al 1901-1902, ci furono molte iscrizioni dei contadini alla Lega, la Lega Cattolica. Sappiamo che, e abbiamo lo statuto, nel 1893 si istituì la società di punto soccorso a Brugherio, che doveva aiutare gli operai, gli artisti, insomma, a vivere una vita più decente, perché pensate, non c'erano la cassa mutuo malattie, non c'erano i fondi che ci sono oggi. Quando un operaio era malato non c'erano mezzi, quando veniva a mancare la famiglia restava senza. Nel 1903 era già attiva erano già attive il Circolo San Bartolomeo, in quegli anni anche la cooperativa di produzione e consumo di Brugherio. Nel 1919 si creò la cooperativa di produzione e consumo di Baraggio. Erano istituzioni che venivano incontro ai contadini, alla gente che lavorava e che migliorava le loro condizioni di vita. Pensate, la cooperativa di agricola di produzione e consumo non solo si preoccupava di produrre e distribuire ad un prezzo buono le derrate alimentari, ma anche tutti gli altri generi, persino il vestiario. Questo è nello statuto. Ci furono però anche a Brugherio agitazioni di operai, di contadini inizialmente, 1901-1902, e queste agitazioni continuarono fino al 1914. Ci furono contemporaneamente anche agitazioni delle operaie e delle filande che reclamavano condizioni di lavoro migliori e un aumento del loro salario. Ecco, nel 1901 ci fu anche a Brugherio uno sciopero dei contadini, che naturalmente mise in difficoltà i possidenti, che erano poi tutti presenti in Consiglio Comunale. L'ingegnere Dubini si fece da mediatore con gli altri proprietari per arrivare ad un accordo. Venne coinvolto però anche il parroco e anche, ecco, qui bisogna citare il ragionier Giovanni Scevola, che era colui che aveva fondato il Circolo San Bartolomeo, che era il dirigente locale della Lega, che ebbe un ruolo molto importante, incisivo per la soluzione sia dei problemi dello sciopero degli contadini, sia dello sciopero delle filandiere, delle operaie di Filanda. Egli prese accordi con gli altri possidenti, stipularono un accordo anche col sottoprefetto di Monza, con l'aiuto del sottoprefetto. Poi questa è una missiva che il Dubini fa al conte Solmani, che abbiamo detto era il più grande possidente, quindi doveva essere d'accordo lui. Se era d'accordo lui, e comunque lui era già citato qui, ma lui voleva l'amministrazione. Pensate, lui aveva un ragioniere, aveva un fattore qui, un ragioniere, un agente, e poi l'amministrazione di casa Solmani non riguardava soltanto Brugherio, la tenuta di Brugherio, quando diciamo tenuta di Moncucco, diciamo tutto, non diciamo soltanto Moncucco, ma tutti quei beni che lui aveva man mano acquistato. Allora, cosa dice questo contratto? Mettiamo un po' a fuoco, così capiamo meglio. Allora, lui dice che nel frattempo vale il contratto, che all'11 novembre si deve rinnovare, e quindi i proprietari si impegnano a fare un nuovo contratto a favore dei contadini, un po' più a favore dei contadini, insomma. Poi dice ancora che il prossimo contratto varrà dall'11 novembre. Certo, San Martino si rinnovavano sempre i contratti. Poi dice, in via transitoria, le giornate di uomo valido di prestazione economica verranno pagate in ragione di centesimi 15 all'ora. Poi parla del pagamento delle carature, diverso a seconda che siano carature di cavalli, asini o altri, perché i contadini di Brugherio devono andare a Milano a consegnare
il dovuto, no? E i fiori, e gli ortaggi, e le primizie, e le galline e le dozzine di uova, perché nei contratti di colonia tutte queste cose sono ben regolamentate. Allora, in pratica gli appendizi, compreso una giornata, gli appendizi sono quelle che vi ho detto, uova, insomma, anatre piuttosto che galline, piuttosto che primizie, e poi compreso una giornata ogni 5 pertiche, quindi c'è una giornata di lavoro ogni 5 pertiche di terreno, quindi ci saranno calcolati nella misura stabilita in altri comuni, lasciando al proprietario la scelta di darli in natura, di pagarli in natura in denaro. Poi dice ancora, un terzo dell'importo delle giornate lavorative sarà pagato a mano, cioè settimana per settimana. Però, cosa dice? Sine qua non, la condizione per questo è che si cessi lo sciopero. Poi i contadini, quindi il contratto viene accettato e anche il Solmani dà, diciamo, l'autorizzazione a renderlo operativo. I contadini però continuarono a scioperare, soprattutto gli affittuari, perché avevano dei contratti molto, diciamo, molto difficili da rispettare, era avvantaggiato sempre il proprietario, perché erano, e comunque si ebbe poi, si arrivò a un accordo intersindacale nel 1914, dove in pratica per ogni terreno, tipo di terreno, a seconda della classe, si doveva pagare un certo fitto, comunque in denaro, quindi più vantaggioso per il contadino. Nello stesso tempo però scioperarono anche le operaie delle filande, le 250 operaie delle filande Santini, Beretta e Spada, e Ronchi anche, scioperavano perché a un certo punto i filandieri, invece che far cominciare l'orario di lavoro alle 6.30 del mattino, anticiparono alle 6. Uguale paga, ovviamente. Quindi loro scioperarono e anche qui con il contributo del ragioniere Scevola, Giovanni Scevola, col contributo del sottoprefetto e col contributo, quindi con il buon senso, si arrivò in un primo momento ad un accordo. Dopodiché però l'anno dopo si ripresentò lo stesso problema. E questa volta però le operaie volevano una paga più adeguata, volevano delle norme di lavoro per quanto riguarda il lavoro delle principianti, il licenziamento e poi anche il lavoro festivo, ma volevano soprattutto 10 centesimi in più sulla paga giornaliera. E questo, diciamo, anche qui intervenne il ragioniere Giovanni Scevola, la Lega Cattolica, quindi, e qui si stavano difendendo, quindi le idee, diciamo, già l'altra volta si parlava dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, quindi i cattolici avevano già cominciato a partecipare, vi era un invito a partecipare ai fatti politici, ai fatti importanti, quindi i cattolici, molti dei cattolici, per esempio molti degli agricoltori erano iscritti alla Lega e quindi giustamente avevano i loro rappresentanti e molti cominciarono anche ad iscriversi alle Camere del Lavoro, piuttosto che ai primi movimenti, diciamo, operai che erano diffusi soprattutto a Milano, a Monza, ma che avevano le loro ripercussioni anche nel nostro territorio. Dunque, nel 1900, vediamo un po' se riesco a far vedere alcuni dati. Alcuni dati importanti. Dunque, abbiamo parlato del 1895, volevo dirvi ancora una cosa. Vi ricordate di Dubini? Un Dubini fu anche eletto, Giuseppe Dubini fu anche eletto sindaco di Brugherio nel 1905. Si era tanto prestato per risolvere i problemi degli agricoltori, quindi era stato eletto sindaco. Il suo mandato terminò nel 1910. Però
gli ultimi anni dell'amministrazione Dubini furono molto difficili, perché c'era una situazione un po' complicata, le leghe che si stavano organizzando, i cattolici che si stavano organizzando, quindi, ma c'era soprattutto un problema che pesava molto. Bisognava, per reperire soldi, i cattolici pensavano di imporre un dazio sui consumi, il dazio di consumo, diciamo, di aumentarlo in maniera notevole. Loro dicevano anche che così si sarebbe posto un argine al dilagante alcolismo, mentre gli altri, gli oppositori, non dicevano che aumentarlo troppo forse non era poi tanto giusto, perché si sarebbe dovuto ancora porre tasse sulla proprietà terriera, quindi sulla fondiaria. Questo problema però non venne affrontato completamente, e qui possono aiutare anche degli articoli della rassegna stampa, per esempio, del Cittadino, che intanto si era trasformato, era diventato Cittadino della Domenica, poi l'Eco e poi il giornale La Brianza, che riportano gli articoli che riguardano proprio queste decisioni, queste tematiche affrontate dal Consiglio Comunale di Brugherio. Nel 1910 noi abbiamo l'elezione di Giovanni Ronchi, che era uno dei filandieri. Giovanni Ronchi però non riuscì ad affrontare la questione del dazio, dell'aumento del dazio di consumo, e la sua giunta cadde sull'autonomia scolastica. Nel 1911 infatti c'era stata la legge Daneo Credaro che avocava allo Stato l'organizzazione della scuola elementare. I cattolici invece volevano che la scuola restasse, il comune sì, avrebbe potuto gestire la scuola elementare, i locali, eccetera, ma tutto veniva avocato allo Stato. E questo, i cattolici invece, che cominciavano ad essere molto presenti nei consigli comunali a Brugherio, erano del parere che invece bisognava che il comune si occupasse di questa questione, e non essendo riuscito neanche a trattare questa questione, o almeno a deliberare, la giunta Ronchi cadde, non solo per questo motivo, ma questo fu determinante, insomma. Santini, sì, ecco, noi abbiamo già parlato di Giovanni Santini, che era il filandiere che nelle successive agitazioni delle operaie e delle filande però aveva accettato le condizioni delle sue operaie, mentre gli altri, il Beretta, Ronchi, non li accettarono. Lui era assessore e si dimise. Ora, Santini era un filandiere di professione, era molto ben visto tra la popolazione di Brugherio, tra l'altro era un cattolico, quindi dalla parte della Lega Cattolica, e lui, diciamo che riuscì poi a prendere in mano le redini del comune. Il sindaco però inizialmente non fu lui il sindaco votato, ma fu Cazzaniga. Giovanni Cazzaniga era avvocato, ma era anche un esercente di vini, portava a Brugherio vini dal Piemonte e aveva un esercizio molto importante di vini, ed era anche in consiglio comunale. Egli però non accettò la carica, e subito dopo venne la carica di sindaco per motivi personali, e subito dopo venne eletto Santini. Santini si trovò in un momento molto difficile, dal 1914 al 1919. Ci furono dei particolari problemi. Allora, gli ospedali in quel periodo chiesero ai comuni, e anche al comune di Brugherio, di pagare tutto il pregresso, di risarcire tutte le spese che erano state affrontate per assistere i malati di Brugherio. E si trattava di una cifra enorme. Questo problema non fu affrontato non fu risolto da Santini, fu risolto successivamente, assumendo un mutuo, alla Cassa di Risparmio. Però lui, intanto, c'era la guerra in corso,
Ci furono le spese da affrontare per diciamo, reperire sovvenzioni per i militari. Lui stesso nel 1916 fu richiamato alle armi. Non restarono sospesi i bilanci del 1916, 17, 18. E in una situazione molto difficile. Ci fu, diciamo, a parte i bilanci non approvati, ma ci fu un dissesto finanziario, perché lui per trovare sovvenzioni ai, diciamo, ai rifornimenti militari impose una tassa sul bestiame che risultò odiosa per i contadini. E poi, diciamo la verità, lui fu travolto soprattutto dalle elezioni del 1919. C'erano state anche il biennio rosso 1918-19, si era fatto molto sentire anche a Monza, c'erano state occupazioni di fabbriche a Monza e c'erano disordini anche a Brugherio. Vediamo adesso se riesco a... Bene, allora vediamo un po', il biennio rosso, riesco ancora a intravedere qualcosa. Allora, disordini che avevano portato quindi all'occupazione, operai e contadini ormai erano quasi, si rivolgevano se non erano iscritti alla Camera del Lavoro, al partito di orientamento, ai movimenti di orientamento socialista. A Monza erano state occupate la CGS, la Lenzenberger, la Radice e la Meccanica Lombarda. E ci furono degli scioperi anche tra degli scontri nella propaganda elettorale, nei comizi elettorali tra cattolici e socialisti. Cosa successe? Ci fu nel piazzale del nella piazza del comune, davanti al comune ci fu un comizio del segretario dell'Unione Metallurgica Monzese Carlo Fratti, che a un certo punto inveì contro i falsi protettori dei contadini, ovviamente riferendosi alla Chiesa, ai cattolici, al parroco. Poi il 7 settembre, durante un altro comizio, allora il comune era nella sede della biblioteca, vicino c'era l'oratorio dove i bambini giocavano, facevano schiamazzo, ne nacque un alterco tra i ragazzi dell'oratorio e i sostenitori dei socialisti, cominciò questa sassaiola e alla fine ne fece le spese il parroco. Il parroco Luigi Fumagalli venne affrontato in canonica, allora la canonica si trovava proprio all'oratorio e accanto all'oratorio, e venne aggredito. Venne aggredito e poi ci furono altri episodi, diciamo, in cui furono coinvolti forse anche dei brugheresi aderenti al movimento. Fatto sta che ci fu un'interpellanza parlamentare su questo fatto, intervenne la giunta diocesana e intervenne anche il giornale L'Avanti a dire la sua. Erano momenti molto difficili. Il 16 novembre di quello stesso anno, 1919, si svolsero le elezioni, le prime col sistema proporzionale. Il Partito Socialista ebbe 525 voti su 1100 votanti, quindi la maggioranza relativa. Il Partito Popolare 516, il Fascio Patriottico 27, i Combattenti 11, le Schede Nulle 42. Una settimana dopo, domenica 23 novembre, ci fu la festa proprio sul piazzale della chiesa da parte dei socialisti che avevano ottenuto, mentre prima allora l'avevano fatta da padroni nel consiglio comunale, le liste moderate, clericali, cattoliche. Adesso invece, contrariamente a quello che era successo anche nel circondario, Brugherio otteneva quindi questa maggioranza. Comunque vedete, proprio maggioranza al limite, perché comunque si diciamo, contendevano un poco i voti della gente, della popolazione, degli elettori, anche se abbiamo detto era ancora un elettorato molto molto elitario, basato sul censo. Dunque, Santini, dopo questi fatti, si dimise, diede una prima volta le sue dimissioni, ma non vennero accettate. Poi ci furono altre riunioni, dopodiché
si dimise lui, la giunta, ma anche tutti i consiglieri si dimisero da, e quindi ci furono indette nuove elezioni. A queste nuove elezioni abbiamo il Gatti, Marcello Gatti, che appunto diventava sindaco e che sostituì la tassa sul bestiame con la tassa sulla famiglia, che sembrava un po' più equa. Ora, c'erano i bilanci non approvati, quindi Marcello Gatti e la sua giunta si affrettò ad approvare i bilanci pregressi, ma quello del 1919 non volle affrontarlo. Si rivolse alla prefettura e cosa successe? Neanche il suo operato venne considerato molto attivo, molto risolutivo, tant'è che ci fu il primo commissario prefettizio a Brugherio dall'11 gennaio del 1919 all'ottobre del 1920, il commissario prefettizio Vernoni. Però questo fu solo l'inizio, ecco, perché poi in realtà si giunse alle elezioni comunali dell'ottobre 1920. E quindi non si riuscirono a risolvere i problemi, non si riuscirono a risolvere i problemi che riguardava la questione del debito ospedaliero, venne risolto soltanto nel 1922 assumendo un mutuo dalla Cassa di Risparmio. Siccome c'era in atto questa cosa, ormai eravamo sotto il fascismo, nel 1923 ci fu il primo commissario prefettizio, il colonnello Camillo Orsi, e poi ci furono altri, questi commissari prefettizi sono di durata annuale. Nel 1929 avremo il commissario prefettizio Ercole Balconi. La famiglia Balconi veniva da Cernusco, ma avevano acquistato la Pobbia con tutte le pertinenze dai conti della Somalia. Egli fu poi anche il podestà di Brugherio dal 1929 fino al 25 gennaio 1943, quindi fino al Gran Consiglio del Fascismo del famoso 25 luglio. Ecco, io qualche cosa, ci furono degli interventi delle squadre fasciste anche a Brugherio, per esempio fu aggredita, assalita la cooperativa di Santa Margherita di Baraggia, furono anche attaccati le sedi sindacali e le cooperative agricole, quindi abbiamo visto il 2 aprile del 1924 fu aggredita la cooperativa di Baraggia, il 14 aprile fu aggredita quella di Brugherio, e il discorso dell'accentramento del potere rientrava nel discorso, quindi nella politica di Mussolini, nella politica fascista. Ecco, bisogna dire che però Ercole Balconi era molto ben voluto nella popolazione, e su questa storia dell'epoca dell'età fascista, e quindi è anche del dopoguerra e anche della Seconda Guerra Mondiale, sicuramente si potrà dire molto di più a livello locale, perché se uno prende un libro, un'enciclopedia, internet sulla storia generale, sulla storia quella con la S maiuscola, troviamo tutti i dati, però a livello locale, finché non ci sarà l'archivio storico disponibile, quindi con la visione di tutti gli atti, sarà molto difficile avere idea di quello che è successo a Brugherio in quel periodo. Fatto sta che io, per esempio, qualche documento del Balconi l'ho trovato, ed è uno che va a suo favore, perché risolse la vertenza della Marzotto, perché la Marzotto, i dirigenti brugheresi della Marzotto, sapete che la Marzotti aveva acquistato l'ex lanificio Bertani, che era l'ex filanda Bertani, questo alla fine degli anni 20, e in pratica i dirigenti locali erano mal visti. Oltretutto pagavano gli operai molto meno di quello che doveva essere la loro paga. Perché?
trattenevano quello che secondo loro erano gli errori fatti dagli operai durante la tessitura, durante il lavoro, cosa che ovviamente era un motivo inconsistente. Allora cosa fece il Balconi? I Balconi, insieme al parroco, insieme alle associazioni sindacali e insieme agli esercenti locali, scrive una bella missiva, una bella lettera al proprietario della Marzotto che si trovava a Vicenza per metterlo a corrente di quello che succedeva a Brugherio e per chiedere che venissero allontanati quei dirigenti. Poi ovviamente bisogna entrare nel particolare, bisogna visionare gli atti. Credo di aver fatto un po' di confusione, me ne scuso, perché c'è un po' di carne al fuoco. Per esempio, quando ho parlato dell'amministrazione Gatti, perché, ecco, ho fatto un errore perché l'ho collocata prima del 19, invece questa succede nel 19, quindi dopo il commissario prefettizio, ecco, me ne scuso. Per quanto riguarda, nel frattempo però gli anni 20 erano molto, sono stati molto proficui per Brugherio, perché intanto si cominciava, Brugherio cominciava ad avere una popolazione meno agricola e più operaia. Per esempio nei registri delle maestre, le maestre erano tenute a compilare i registri e anche a scrivere la professione dei genitori degli alunni. E anche San Damiano si dice, ma non solo San Damiano, che ormai qui Brugherio è, diciamo, un paese poco agricolo e molto industriale. Ci sono già le fabbriche, ci sono questi laboratori, c'è un fervore di attività. Ci sono anche dei dati statistici che lo confermano. Io ho trovato questi dati statistici del 1929-30 che riportano questa situazione. Brugherio, qui dice, una realtà economica articolata e ricca. 8.787 abitanti con 9 professionisti, vabbè, un esattore, un mediatore, una farmacia, un albergo, la cooperativa, 105 esercenti o produttori, quindi di attività legate all'agricoltura, quindi allo svolgimento della vita normale. Quindi vedete che c'erano 23 osterie, 10 prestinai, 8 pizzicagnoli, 7 gelaterie, insomma, vedete quanto. Un salumificio anche, io l'ho messo tra le attività le collegate all'agricoltura, comunque era industriale questo salumificio. Poi ci sono 140 attività industriali, tra cui 17 falegnameria, conferma di quello che dicevamo prima, 11 produttori di calzature, 11 fabbriche di serramenti, 9 di costruzione in ferro, 6 di costruzione in legno, 8 sartorie, fabbri, 6 fabbri, 6 officine meccaniche, 5 imprese di costruzione, 5 parrucchieri. Poi c'erano già l'edificio Marzotto e una società anonima, Brianzole, l'industria tessile Brianzole per i manufatti di cotone. Quindi noi sappiamo che dopo il declino dei setifici ci furono i lanifici e i cotonifici. Poi c'erano anche le industrie, la ex Gibellini, che aveva dato origine a queste due società italiane e banite e sostituiti. La Gibellini era un'azienda di San Damiano che trattava, che era molto importante, molto, e anche una bella, costituiva una bella realtà industriale. Dopo lo vedremo perché sono anche delle fotografie da farvi vedere. Poi arrivarono quindi la Ristal, la Pirelli, e di Marzotto possiamo dire che è quel documento di cui vi parlavo, è del 1935, ma è un documento molto corposo, magari poi potrà servire per altre, per altri lavori. Adesso non ho ritenuto importante inserirlo perché io quel periodo in realtà non l'ho analizzato a fondo, non ho potuto avere i documenti, e nel momento in cui si avranno i documenti si potrà fare un lavoro più completo. Nasceva, quindi lui aveva portato Vittorio Emanuele Marzotto, aveva portato da Vicenza, aveva trasferito qui quindi la fabbrica e le maestranze, e per le maestranze di Brugherio e Venete aveva costruito il villaggio Marzotto.
tra l'altro il comune aveva appena costruito le quattro palazzine di Via Italia per i propri dipendenti, la scuola, era già sorta la scuola Federico Sciviero nel 28, è stata inaugurata nel 28 e terminata nel 39. Tra l'altro, proprio quando comincia a funzionare la scuola, viene chiuso il cimitero che si trovava proprio di fronte alla scuola e viene spostato su Viale Lombardia, quello che noi chiamiamo cimitero vecchio. Vi era già anche in questo momento, in questo periodo, la sottostazione Helen con tutti quei tralicci che ancora oggi caratterizzano Brugherio, soprattutto il quartiere ovest. E poi vabbè, qui si parla di questo incidente sul lavoro alla Fraschini, sotto a Fraschini di Milano, in cui c'erano quattro giovani brugheresi. Era già operativo anche l'asilo Umberto I e Margherita, che nasce come ente morale nel 1901, nel 1903 comincia a funzionare nei locali del comune, del Palazzo Ghirlanda, l'attuale biblioteca, e poi negli anni 20, inizio degli anni 20, ci sarà l'asilo comunale. Adesso vi vorrei far vedere qualche fotografia sugli anni 20 a Brugherio, perché magari ci possono dare, e poi qualche fotografia della realtà locale, perché si è così ridotta. Ecco qua, ci arrivo anch'io con un po' di ritardo, ma ci arrivo. Allora, vediamo, cominciamo a vedere qualche foto, che magari così può essere, le foto mi possono dare lo spunto per dire qualcosa di più di quelle cose che ho dimenticato. Questa foto l'avrete vista tutti, ormai è anche nel bar che si trova qui vicino, il nuovo bar. Qui è la via Tre, la via delle botteghe, insomma la via centrale del paese, con la Solumeria e il Prestino Santini. Poi abbiamo qui la chiesa prima dell'ampliamento del 1939, vedete qui nella lunetta c'è l'Adorazione dei Magi, e con l'intestazione, qui non si legge bene, mi spiace, ma è l'intestazione a San Bartolomeo e la Madonna del Rosario, che poi la Madonna del Rosario in pratica è la festa di San Bartolomeo e della Madonna del Rosario, si festeggiano durante nella seconda domenica di ottobre, perché prima si festeggiava San Bartolomeo a luglio, poi è stata eliminata a Milano, quindi è stata eliminata anche a Brugherio, e poi si è fatta la Madonna del Rosario ma anche San Bartolomeo. Qui poi vediamo, qui c'è scritto Piazza Noseda, è la piazza del comune. Piazza Noseda, oggi Cesare Battisti, una volta Piazza Scotti, poi Ghirlanda, poi Noseda e poi Bertani, perché allora Scotti, Ghirlanda, Noseda, Bertani sono stati gli acquirenti. Poi nel 1938 questa sede è diventata Villa Fiorita. Avete presente, ecco, ve lo ricordate, che poi è cessato di esistere quando, poco prima che il comune venisse trasferito qua, e che ha ospitato quindi nella serra, tutti lo ricorderete, il pittore De Pisis, che è morto in questa villa e che ha lasciato anche a Parecchi Brugheresi delle opere sue, e che il comune ha festeggiato in due mostre molto ampie, molto, molto belle. Qui quindi il filare dei gelsi, lo vedete, nella piazza, nella piazzetta, una volta si diceva la piazzetta, Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo un'altra angolazione della stessa piazza, dove c'è quella porta, oggi c'è la farmacia, c'era questi gelsi a coronamento. Qui vediamo la via San Bartolomeo con questo verde che oggi non c'è più. Qui si trova appunto è questa la sala consiliare, che vediamo meglio anche, ecco, qui c'è il viale delle rimembranze. Cos'è il viale delle rimembranze? È un viale che dopo la prima guerra mondiale, venne aperto e serviva di ingresso al paese. Su questo viale lungo è la via Vittorio Veneto di oggi, va bene?
quella che dalla piazzetta porta al provinciale. Qui ci sono dei cippi, uno per ogni caduto, 93 caduti della prima guerra mondiale. Poi sappiamo che venne commissionato allo scultore Bazzaro il monumento, che è questo. Qui si vede, però vedete, nelle scuole civiche d'entrata in paese, all'interno delle scuole civiche c'era un teatro comunale. La Scivero, sì, che è appunto intestata a un maestro che è diciamo, caduto in guerra. Qui si vede molto bene, però non rende molto l'idea, perché è un gruppo scultoreo che, diciamo, se uno va a guardare le opere, hanno fatto recentemente una mostra del scultore Bazzaro a Milano, e lì è stato molto tenuto in considerazione questo monumento. Adesso ho visto che è segnalato anche con un'etichetta particolare, perché a quanto pare è forse stato il gruppo scultoreo più importante e meglio riuscito dello scultore Bazzaro. Sì. Questo è Viale Vittorio Veneto, il Viale delle Rimembranze, quello che veniva chiamato Viale delle Rimembranze. Vedete che le ultime case sono quegli edifici che corrispondono oggi alla pasticceria Adriano, quella che era la pasticceria Adriano, che adesso è comunque la Luciano, e alla casa di fronte, che poi era la villetta dei Magni, oggi il figlio che ha fatto la mostra qui, comunque la villetta dei Magni, e Mantovani, esatto. Qui finiva Brugherio, e questo era, diciamo, anche il viale che i bambini attraversavano in corteo con le suore. Nel 1910 arrivarono le suore di Maria Bambina a gestire l'asilo Umberto I e Margherita, e attraversavano questo viale per andare poi al cimitero che si trovava il vecchio cimitero in Viale Lombardia. Posso andare avanti? Allora, questa è una foto ormai diciamo molto utilizzata, l'elettrificazione 1929, l'elettrificazione dei tram. Qui abbiamo il tram che andava a Monza e il tram che andava a Milano. Qui abbiamo in primo piano, non si vedono poco, c'è il parroco Don Camagni, una figura, diciamo, per Brugherio importante, era molto energico, ferreo, molto rigido Don Camagni, e il segretario comunale Bassi, che discorrono, insomma, era l'inaugurazione, insomma, una giornata particolare, diciamo 1939. Qui abbiamo l'asilo Umberto I e Margherita, proprio nel 1921, appena, diciamo, appena terminato, e qui abbiamo una foto di una parte dell'asilo nel 1930, siamo in epoca fascista, vedete come anche i bambini vengono... Aveva anche il consenso dei bambini Mussolini? No, alzavano il braccio, non glielo dicevano, glielo chiedevano. D'altra parte il consenso era forte. Qui è tutto da analizzare questa cosa, però ovviamente i bambini lo fanno, ma non sanno quello che fanno. Poi vediamo, qui c'è una mappa, ecco, l'ho voluta inserire questa qui del 1933, perché non è un nuovo catasto, ma è in pratica quello che vi avevo detto. Fino al 1933 e oltre le mappe di Brugherio furono separate, perché io ho trovato poi in archivio di Stato, nel fondo catasto, cioè era molto dispendioso mettere insieme e rifare le mappe, questo è il motivo sostanziale. E qui vedete come ancora, diciamo, qui c'è però già, vedete, c'era qui il lanificio Bertani e c'era anche il mobilificio, un mobilificio qui, e questa è l'area d'altra parte, per fare le scuole elementari i Bertani vendettero quell'area che poi venne utilizzata, era di proprietà dei Bertani quell'area dove sorge la scuola Scivieri, che fu la prima scuola di Brugherio. Nel 1908 fu aperta quella di Baraggia e nel 1936 la scuola di San Damiano, quella di via Corridoni, mentre era stata aperta già parecchio tempo prima la scuola consorziale tra
Monza, Concoreccio e Brugherio per i bambini di San Damiano, Sant'Albino, Cascine e Bastoni, che ovviamente per venire a Baraggio a frequentare le scuole non era possibile. Quindi già nel 1867 venne il comune, si consorziò con Monza e con Concoreccio per il mantenimento della scuola, per l'apertura della scuola. Prima quella scuola venne tenuta, i locali erano quelli messi a disposizione dell'avvocato Biganoni, che era anche in consiglio comunale, e poi invece nel 1936 ci fu la scuola di via Corridoni. Allora, tornando al 1933, vedete come gli insediamenti abitativi sono ancora molto ridotti. C'è quello essenzialmente di Baraggio e di Brugherio ed Uniti. Abbiamo l'insediamento industriale, l'insediamento abitativo di Baraggio e l'insediamento abitativo del centro, e poi avremo un piccolo insediamento abitativo intorno a Moncucco, intorno al palazzo di Moncucco, perché l'insediamento di Moncucco, l'insediamento rurale di Moncucco nacque intorno al palazzo, l'insediamento rurale di Baraggio nacque intorno alla Villa Brivio. Brivio, noi la chiamiamo Villa Brivio perché furono gli ultimi possidenti, ma quella era una villa antica, dei Torti, dei Bernareggio, insomma, e i Bernareggio erano una famiglia di notai arcivescovili, quindi una famiglia molto potente. Andiamo oltre, perché c'è anche quella di Moncucco e di Baraggio, ma questa è quella che mi interessava di più. Questa è è un giorno di festa e c'è una fotografia dell'anificio Bertani, così come all'interno, ecco. Vediamo un po', ecco qui la società anonima dell'ingegner Cibellini a San Damiano, un'area poi occupata da altre fabbriche che oggi sono dismesse, aree dismesse. Qui è Villa Fiorita, cioè questo palazzo come si presenta. Qui c'è la Laura Consigliare, qui c'è, vedete, manca il portico, è stato modificato l'ingresso. Alla Villa Fiorita interessava che ci fosse quell'apertura lì. Poi quando c'è stata la ristrutturazione è stato recuperato il triportico che oggi vediamo all'ingresso. Questa invece è la Via Italia con la sede degli anni subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale nel 1945, con la sede della Democrazia Cristiana, una delle prime sedi partitiche. E vedete come qui poi è stato abbattuto, è stato fatto il Circolo San Bartolomeo e tutto quanto. E qui io ricordo fino agli anni 70 c'era la cooperativa. Molti di voi se la ricordano, ecco, fino agli anni. Quella di Via Italia. Esatto, e facevate la spesa lì. Va bene. Volevo farvi vedere altre cose interessanti. Allora, per quanto riguarda, per esempio, un po' l'espansione di Brugherio. Allora, questa è una carta fatta dal tenente Brenna nel 1833. Vedete come gli insediamenti sono relativi, sono molto pochi. Baraggio, Brugherio, Moncucco, proprio un centro rurale minimo di pertinenza della tenuta di Moncucco, e molti spazi agricoli. Vediamo adesso, devo aprirle e chiudere purtroppo. Nel 1888 la situazione non si è tanto modificata, vedete che sostanzialmente non è che sia poi aumentata di tanto, anzi, 1936 le cose cominciano a cambiare però, perché qui vedete c'è l'area industriale, c'è l'anificio Bertani, si riesce a leggere, e il mobilificio. Leggete anche voi, sì? Leggete? Non so se riesco magari ad espandere, vediamo. Eccola qua, fabbrica mobilificio, le vedete? Questo vicino alla cascina a Belvedere, era quell'area che è occupata poi da tutta quell'area industriale che c'è ancora, commerciale che c'è ancora oggi, quella dove c'è la casa con la torretta, esatto, sì, dove c'è ancora la casa con la torretta. E qui c'è l'anificio Bertani, qui c'è già la scuola, vedete?
poi andiamo oltre 1950. E anche qui tutto sommato non è che sia poi stata stravolta, noi diciamo che però c'era già stata una prima immigrazione, non soltanto degli operai della Marzotto, dell'anificio Marzotto, ma c'erano stati dalla Valtellina molti arrivi a Brugherio. C'era una bella comunità della Valtellina qui presente degli anni 20. Dagli anni 20 arrivarono tantissimi a Brugherio. Mentre le cose, diciamo, infatti poi diciamo, diciamo lo sviluppo urbanistico di Brugherio è partito dagli anni 60 in poi, quando c'è stato il boom economico, quando c'è stata l'immigrazione dal sud e l'immigrazione da altre aree povere del nord. Vediamo questa allora del 1960, dove le cose cominciano un pochino a cambiare, ma sostanzialmente vedete che poi non è che si modifica completamente. È dall'80 al 91 che diciamo lo sviluppo urbanistico di Brugherio è stato notevole. Nel 1964 le vediamo tutte, perché qui ecco San Damiano comincia già a intensificarsi, e anche qui nell'area del centro molte sono le costruzioni diciamo in atto, e siamo nel 1964. Nel 1980-91 e qui le cose cambiano, no? Perché vedete come ci sia effettivamente un'espansione urbanistica, e come per costruire nuove case bisogna scavare, bisogna trovare materiali ghiaioso, e si cominciano a formare, anche prima a dire il vero, perché si scavava sul posto dove bisognava costruire, si scavava per recuperare del materiale ghiaia piuttosto che altro per le costruzioni. Qui però si è già formata la grande cava di Increa. Invece nell'ultimo, che è del 94, qui abbiamo il parco di Increa, abbiamo uno sviluppo urbanistico diciamo sicuramente maggiore, e abbiamo quindi una zona industriale che è essenzialmente a Baraggia, e comunque vediamo una realtà che poi è quella di oggi, ecco, con questa intensa urbanizzazione. Dicevo del ecco, per quanto riguarda questi argomenti, vediamo un po'. Prego. La funzione questa? Questa a destra? Questa? Questa in alto? Questa qui in alto? Dunque, vediamo, perché lo ingrandiamo. È il nuovo cimitero. È il nuovo cimitero, quest'area. Quest'area, ecco, qui c'è il vecchio cimitero, qui c'è il vecchio cimitero e qui c'è il nuovo cimitero. Eh no, è giusto rendersi conto. È giusto rendersi conto. È giusto rendersi conto. Ecco, comunque la situazione di oggi, ecco. La situazione che c'è oggi. Ah, ecco, negli anni 20 c'è stata anche l'isolamento di Occhiata e San Damiano con l'autostrada, la 4, la Milano-Venezia, nel 1927. E comunque negli anni 20 si sono poste le basi proprio dell'industrializzazione di Brugherio, che dove in ogni casa c'era un'officina. Io ricordo, noi abitavamo in un edificio di Via Volta, nelle cantine, nello scantinato c'era un'officina meccanica negli anni 60. Cioè qui c'era piccola, media e grande azienda, perché poi la
Falca opera poco vicino, ma noi abbiamo il villaggio Falca, Brugherio. Poi avremo, diciamo, l'Arista, la Pirelli, poi le grandi, la Candy arriva nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. Insomma, abbiamo grandi fabbriche, abbiamo medie fabbriche, quindi di media entità, ma abbiamo anche piccolissime fabbriche. Proprio, dico io, veramente c'era un pullulare di attività, anche a conduzione familiare. E tu, i giovani di Brugherio, magari lasciavano la mattina un lavoro, il pomeriggio ne trovavano un altro. Oggi siamo in una fase post-industriale e quindi veramente basiche, ovviamente, questa realtà industriale che non è nata da niente, perché molte volte si legge sui libri che Brugherio diventa una realtà industriale, fortemente industriale, dagli anni 30. In realtà c'erano già le premesse prima, quindi nel 29 e 30, ma anche tutta la realtà dei laboratori di falegnameria, ma anche che purtroppo si stanno perdendo, perché qualcuno ha chiuso grosse realtà industriali anche con cent'anni di attività, e con più di cent'anni di attività. E quindi tutto non nasce niente dal nulla, e quindi tutto, le premesse c'erano tutte già a fine 800, dagli inizi del 900, per avere poi, è chiaro oggi, si fa fatica a capire come in realtà oggi la sua situazione sia così difficile anche a livello locale, ecco. Ma un tempo, negli anni buoni, c'era una realtà che era molto attiva, ecco. Io probabilmente ho fatto un'estrema sintesi, e magari adesso vorrei magari sentire un po' qualche vostra curiosità, perché è inutile che vada avanti. Magari se avete qualche curiosità, qualche domanda, posso magari rispondere, e quindi se sono capace, perché non è detto che alcune cose le conosco molto bene, perché ci ho lavorato e ci ho studiato sui documenti, praticando la ricerca archivistica. Su altri argomenti mi sono basata naturalmente su quello che c'è a disposizione, però avere i documenti è importante per poter dire, insomma, qualcosa di legato veramente alla realtà locale. Che altrimenti si prendono i testi di storia e si fa la storia di Milano, la storia d'Italia, però bisognerebbe calare tutto nel territorio, ecco. Quindi io adesso mi fermerei qui, così magari se c'è qualche domanda, se c'è qualche curiosità, io posso magari intervenire, se posso, se sono in grado di farlo, o se magari pensate di voler riguardare qualche cosa che magari abbiamo detto, che non è stato, magari non sono stato, per cui non sono stata sufficientemente chiara, o magari esaustiva. È chiaro che io dicevo la prima volta che fare la realtà la storia di Brugherio in maniera organica e completa è molto difficile, per tante cause, vi ricordate, avevo detto, vuoi per la dispersione dei documenti, vuoi perché l'archivio del comune non è accessibile, e quindi qualcosa si riesce a mettere, qualche tassellino. E poi per la storia più recente, io penso che per fino a 70 anni fa non sia possibile fare la storia, si può fare cronaca, ma non storia. Quando avremo tutto a disposizione, forse non vi ho mostrato una cosa, visto che c'è la ricorrenza della guerra, non vi ho fatto vedere una cosa che venne affissa alle porte del comune di Brugherio il 18 agosto 1917, perché questo è interessante, vediamo se riesco, ecco qua, forse lo trovo. Allora, manifesto contro la guerra, manifesto 18 agosto 1917, allora, vediamo, vista, vero? Vista, ruota vista, che facciamo? Senso orario, ce l'ho fatta,
sono diventata... Allora, vediamo, questa è la prima pagina. Questo è un manifesto sequestrato il 18 agosto 1917 sulla porta del comune di Brugherio. I carabinieri, il maresciallo dei carabinieri lo staccò subito, mandando poi al sottoprefetto di Monza, al prefetto di Milano, al Ministero dell'Interno, il telegramma con tutta questa cosa qui. Però nello stesso tempo disse... Quasi nessuno l'ha visto questo manifesto, perché è stato strappato subito. E poi dice un'altra cosa, a Brugherio si mantiene una situazione tranquilla, questo per... Il manifesto veniva sicuramente da Milano, adesso vediamo, giusto che si celebrano, si sta celebrando l'anniversario, ecco, io non ve lo leggo però, perché... È in dialetto, no, ci sono delle espressioni in dialetto milanese, però lo potete leggere da voi, se c'è qualcuno che se la sente può leggerlo, ci sono delle espressioni particolari. Evidentemente si tratta di un manifesto contro la guerra, va bene? Dove si incita la popolazione, soprattutto i fittabili, soprattutto gli agricoltori e i contadini, a non accettare. Diciamo, intanto si parla delle famiglie che hanno i loro figli, insomma, che sono andati a fare la guerra, ma che magari non sono andati volontari sicuramente. E dove si dice appunto di combattere, insomma, un sentimento quello contro la guerra che mi piaceva, non anche questo nell'archivio del comune. È tutto da analizzare, ve l'ho già detto, sono tasselli che si possono inserire nella grande storia, però sono importanti perché ci fa capire. Poi ci furono anche episodi particolari di scontri locali, di violenza locale anche durante il fascismo, però non mi sembrava opportuno metterli adesso in evidenza. Mi piaceva questa cosa qui perché in effetti non erano poi tutti così d'accordo sulla guerra, ecco, e la guerra aveva fatto 10 milioni di vittime, altri 40 milioni, anzi 50 milioni di vittime le fece la spagnola. La spagnola nel 18-19 provocò 50 milioni di morti, la guerra 10 milioni, quindi insomma la situazione non era poi quindi non solo la guerra, ma la situazione... Vi ho detto che era un momento molto difficile, come fu difficile soprattutto il primo dopoguerra. Ecco, questa cosa però mi piaceva farvela vedere, anche se purtroppo non posso dire altro, si tratta di un manifesto contro la guerra. Ecco. Quindi vi siete un po' resi conto di quello che si dice. Ecco, io... ho detto tutto in estrema sintesi, ovviamente, però ovviamente in 4 ore non si poteva entrare molto nei dettagli. Però magari sono stata poco chiara in certe cose, allora mi piaceva rispondere alla vostra curiosità se sono capace, ecco, di farlo. Sono ancora abituata ad usare la voce. Intanto grazie Luciana, veramente grazie di queste due belle lezioni. Ecco, veramente. No, diciamo che a Brugherio, al di là della sezione di storia locale e delle tante conoscenze, approfondite ma magari parziali che tanti anche cittadini e volontari della sezione di storia locale hanno, forse la persona che più ha una visione organica della storia di Brugherio è proprio Luciana Tribuzio, anche se mi rendo conto che il compito che ti abbiamo affidato era indubbiamente un compito difficile, in due sole lezioni riuscire a dare un tracciato di quello che è stata la storia di Brugherio negli ultimi 150 anni con le tantissime
cose che tu conosci e che hai approfondito, insomma, non era un compito facile, però era proprio questo l'intento, quello di dare una pennellata, ecco, su questi 150 anni. Come si può dire, un'infarinatura, ma nello stesso tempo un affondo su alcune questioni, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione del territorio, della società, di quello che era di quelle che erano le varie realtà che poi hanno composto il comune di Brugherio. Ora però, come dire, inizia il nostro compito. Scusate questa terminologia da insegnante, ma purtroppo mi appartiene. Il nostro compito, lo voglio dire così, sicuramente queste due lezioni hanno acceso delle curiosità alle persone che sono qui presenti, e altre ne accenderanno sicuramente dentro la città, con le associazioni, con i singoli cittadini. Quello che avevamo pensato era proprio quello di immaginare un progetto obiettivo che investisse tutto il comune, tutte le sezioni e tutte le persone che lavorano all'interno di questo comune, qualunque, la dico così, qualunque posizione esse occupino all'interno della struttura comunale nel suo complesso, e che, come dire, si sentissero investite di un interesse più collettivo, che in qualche modo risponda a quelle domande che ci siamo posti all'inizio, e cioè il senso di questo 150esimo può essere anche l'occasione per tutti noi che lavoriamo oggi 2014, 15, 16 in comune, scusate, ho perso il filo, può essere dato senso al nostro lavoro qui dentro, ripercorrendo sicuramente alcune delle tappe, approfondendo alcune delle tappe di questa storia, pensando anche a chi è stato qui dentro prima di noi e che ha, come dire, costruito questa città, questo comune, e chi ci sarà dopo di noi. Quindi in un certo senso la nostra presenza qui è un pezzo di un grande puzzle che va in qualche modo ricostruito. Quindi in questo periodo, prima del prossimo incontro che si svolgerà a gennaio, in una data che adesso stabiliremo, magari chiedo a Enrica di provare a sondare anche le disponibilità delle varie sezioni, dei vari settori, prima di quella data i singoli uffici, così come le singole persone, potrebbero cominciare a provare a fare brainstorming da una parte, oppure a immaginare quale compito si possono attribuire in vista della ricostruzione di questo puzzle. Detta più semplicemente, ce le siamo detti negli incontri con i dirigenti e poi con i funzionari, non c'è, come dire, nulla di nuovo da aggiungere, se non uno sguardo diverso sulle cose che già si fanno da una parte. Dall'altra invece ci sono proprio delle sezioni, dei settori e delle competenze qui dentro che come dire, possono davvero contribuire a ricostruire. Adesso sto pensando alle ultime cartine che tu hai proiettato, a ricostruire quella che può essere l'evoluzione del territorio di Brugherio contemporaneamente all'evoluzione del tessuto sociale di questa città, piuttosto che, per esempio, io ho una curiosità, così, ma è mia personale, smodata, per questo edificio che è il palazzo comunale, per le tante storie che riguardano quell'edificio in particolare. Quindi, come dire, accendere le nostre curiosità e metterle a disposizione del comune e della città con degli approfondimenti che poi si vedrà insieme come concretizzare.
E quindi nell'appuntamento di gennaio faremo proprio un po' di lavoro, di messa in comune, di condivisione dei pensieri che ciascuno di noi individualmente o per ufficio o trasversalmente, come meglio si trova, potrà mettere a disposizione di tutti, insieme ai propri funzionari e insieme ai propri dirigenti. Io la dico così, però anch'io sono disponibile per chiarimenti, perché magari mi esprimo in maniera che a voi potrebbe risultare in alcuni passaggi poco chiara, quindi vi chiedo davvero se c'è qualcosa che non è chiaro di chiederlo adesso oppure anche in altre occasioni, però questo mi sembra il luogo giusto. Quindi insieme decidere cosa fare. Scusa, è proprio questo il senso. La parola compito è brutta, però dà proprio un po' il senso di questo, no? Abbiamo detto all'inizio che il desiderio dell'amministrazione è che questo percorso sia il più possibile partecipato. L'abbiamo detto ai cittadini, lo diremo anzi perché degli incontri li dovremo ancora fare, e lo abbiamo detto per primi a voi. Partecipare vuol dire proprio questo, che ognuno, e perché in alcuni casi è contemporaneamente lavoratore e cittadino o perché semplicemente ha un interesse, mette a disposizione delle idee. Magari a qualcuno dell'ufficio urbanistica può venire in mente, dico proprio due che potrebbero apparire lontani, può venire una brillantissima idea da condividere con l'ufficio cultura piuttosto che viceversa, adesso o l'ufficio anagrafe rispetto come dire, all'evoluzione demografica, piuttosto che, cioè io lo so che nelle vostre teste stanno frullando tantissime idee. Ecco, è proprio l'occasione, a gennaio sarà l'occasione per metterle in comune. C'è già qualcuno che sta già pensando e ha già cominciato a comunicare alcune cose, però meglio che metterle in comune, io credo che almeno come partenza non si può pensare. Anche i racconti, è certo, è un vantaggio, no? Sì, perché si è lavoratori o cittadini, cioè come dire, è un... Sì. Eh sì, perché come dire, questo devi andare a vedere chi c'era, quali erano gli ospiti di Villa Fiorita, era un grande bel passatempo per i ragazzini di allora. Eh sì. Sì. Sì.
Vorrei solo aggiungere che tendenzialmente il martedì mattina. Nel caso voi abbiate bisogno di me, quindi magari posso anche avere io bisogno di voi, perché la cosa deve essere vicendevole, perché conosco meno naturalmente la situazione più recente, cioè prima degli anni 60, insomma. Però insomma si può, io sono disponibilissima e si può lavorare tranquillamente insieme, se avete bisogno chiamatemi, io ci sono il martedì mattina in biblioteca e poi comunque tu puoi passare pure la mia mail, perché se hanno bisogno, se c'è bisogno io ci sono. Sì, ecco, quindi martedì mattina eventualmente Luciana è reperibile in biblioteca, e che comunque se in questo periodo qualsiasi idea vi venga, qualsiasi così, cioè sia perché se volete verificare che la vostra idea possa avere un po' le gambe, possiamo parlare subito con Luciana, capire che materiale c'è. Sia se volete comunque anche solo condividere, avere un eco dell'idea che vi viene da qui alla prossima riunione, potete scriverci a me o a Silvia Barzago, e Silvia Barzago è comunque sempre disponibile in storia locale per lo stesso motivo, cioè per verificare se magari dell'idea che vi viene esista o no già del materiale, esista o no già una ricerca storica, oppure così, insomma, per avere un primo feedback, perché così alla riunione anche che faremo insieme a gennaio, che sarà sicuramente un'occasione di confronto, però magari chiedendovi di venire già con qualche idea, avendone parlato prima, vi sarà anche più facile sbilanciarsi a tirarla fuori. Ecco, la costruiamo così, sapendo che in mezzo ci sono le vacanze di Natale, quindi la faremo magari un po' verso la fine. Grazie a voi, te Enrica, Laura, e ringrazio soprattutto Silvia. Vi abbiamo rubato, la biblioteca è riuscita a rubare una persona che ci aiuterà molto, che diventerà molto competente, ne sono veramente, perché conosco Silvia, quindi confido, cioè, e quindi va bene, con la storia locale si può avere, la sezione di storia locale si può avere un bel approccio, perché lei è stabile, perché va bene così, ecco. Ci sono stati anche gli altri operatori con cui c'è stato sempre un buon rapporto e una collaborazione, però lei è una persona, diciamo, presente e sarà sempre qui a Brugherio e comunque presente nella sezione di storia locale, quindi confidiamo in questo, che sia molto attivo e partecipativo il lavoro. Non posso non approfittare per dire che, cioè, non è che la biblioteca non è riuscita a fare niente in questo senso, solo che l'amministrazione, come sapete, per questo obiettivo ha pensato, cioè, di voler mettere a disposizione una risorsa specifica per l'obiettivo del 150esimo, per la sezione di storia locale, che dal 2008 ha ripreso il suo lavoro, la sua attività in modo molto, molto virulento, molto fecondo. Abbiamo un gruppo di volontari che sono coordinati anche da noi e da Luciana, veramente numeroso e molto proficuo, cioè il cui lavoro è molto proficuo, molto come dire, cioè che dà vita a tante ricerche o abbozzi di ricerca, non sono tutti ricerche del livello che conduce Luciana, che riesce ad attuare Luciana, però insomma c'è un grande interesse, ecco, questo solo per precisare, perché scippi non sono in grado di farle. Grazie a tutti per aver partecipato, e quindi ci rivediamo a gennaio. Grazie.